Tutorial brutto dell'insalata di riso, cibo degli dèi. Ed è cibo degli dèi perché ci mettiamo questa. Tonno, uova, maionese, riso e vaffanculo. Riso lessato, messo a raffreddare lentamente. Perché abbiamo imparato, cari bambini, che metterlo in acqua fredda lo fa diventare una merda. Uova messe in acqua fredda, portiamo a bollore, poi quando bolle 8 minuti. E non cambia un cazzo, se vuoi puoi metterle direttamente in acqua calda e fare per 10 minuti. E ovviamente tonno, che ora togliamo dall'olio. Riso, tonno, prezzemolo. Porta uovo in posizione, da qua all'acqua fredda. E aggiungi il sale, poi aggiungi e mescoli. L'ho fatto riposare 2 ore fuori dal frigo e ora il pezzo forte. E pronti! Mentre un giorno di pioggia, un ottimo giorno per andare a caccia di draghi. Prendiamo l'arma. Eccolo! Fus! Ro! Da! Purtroppo l'ho solo spaventato, ma qui ha lasciato le sue uova. Tocca fare il tutorial brutto del riso con le uova di drago. Bisogna tagliarli a metà e togliere questo coso che non si mangia. Ecco la parte mangiabile. Mi raccomando la scarpetta perché, a parte che l'uovo di drago è pieno di grassi buoni, è pure raro. Lo condiamo con del sale e del pepe. Poi ci cacciamo del tonno, 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 sott'olio sgocciolato. Grattugiamo un po' di buccia di limone. Ho lessato il riso, lo vorrei freddo, non ho tempo di farlo raffreddare. Lo metto in una bacinella con dell'acqua fredda. Non lo sciacquo così va via tutto. Ecco qua. Non è il metodo ideale, però se uno non ha tempo. E pronti! Buonissime queste uova. Le uova di drago migliori che abbia mai mangiato in vita mia. Però la prossima volta bistecca di drago. Il brutto del riso, tonno e limone. Sì, è una ricetta facile, ma ci sono un paio di cazzate che bisogna fare per renderla da buona a mondiale. Puoi scegliere il riso che ti pare, questo è Carnaroli. Ovviamente lo lessiamo. Cazzata numero 1. Il riso non si raffredda sotto l'acqua fredda, perché sennò non sa più d'un cazzo. Quindi lo scoli bene, lo metti su un piatto, lo distendi e aspetti che si raffreddi naturalmente. Cazzata numero 2 è la scelta del tonno. Io sapete che adoro il callipo, ma non mi pagano. Questo è l'olio d'oliva, esiste anche all'extravergine. Comunque l'importante è che sia un buon tonno. Meglio l'olio d'oliva o il naturale, dipende dai gusti. Io trovo che il naturale sia troppo secco e troppo salato. Che tu scelga quello al naturale o quello all'olio, comunque li devi scolare. Quello al naturale riempirebbe il riso d'acquetta che non sa d'un cazzo. E quello all'olio c'ha 30 grammi d'olio su 50 grammi di tonno. Mi sembra un po' eccessivo. Cazzata numero 3, il limone. Potresti usare il succo, però il limone sai com'è? Potrebbe essere così acido, ma così acido da sputtanarti tutto. Quindi il mio consiglio è sempre di usare la buccia. Ah, meno che non trovi quelli di Sorrento, ma questi sono paesani. Grattugi, mescoli e la cazzata numero 4 sarebbe che se sto riso stesse qua una mezz'oretta almeno diventerebbe ancora più buono. Però io ci ho fame. Niente olio perché a me il riso e l'olio mi fanno schifo insieme. Solo un pochino di prezzemolo. E pronti? Un po' di pepe sì, però. Che fame, merda. Ne mangerei 10 scodelle. Dimenticavo la cazzata numero 5. Mai far riposare un'insalata di riso in frigo. Mai, mai, mai. A meno che non la devi conservare per una settimana. Quante cazzo ne hai fatte per doverla conservare una settimana? Cioè, qualche problema qua. Se ti chiedi perché è sempre lo stesso. Non sa più di un cazzo poi. A grande richiesta di nessuno, facciamo uno svuota frigo. Ho appena lessato delle carote. E a dirla tutta, ho comprato perché mi andavano proprio. Non è proprio uno svuotafrigo, dai. Nell'acqua carotata sto facendo lessare del riso integrale. Per fare finta di essere sana, visto che stasera mi mangio la pancetta. In che cosa consiste questo svuotafrigo, se in realtà non stiamo svuotando un cazzo? In 2 uova. Ora le usiamo. Prima, però, condiamo le carote con sale, pepe e un cucchiaio d'olio a crudo. Il riso integrale è arrivato, lo mescoliamo. Poco olio in padellino, che ora togliamo perché tanto non serve. Tutto c'è, ma non si vede. Mettiamo dentro l'uovo, che da, come si può vedere dal colore, non è fresco. Fiamma bassa, appena il bianco è pronto lo togliamo. Lo rompo prima del bicchiere, così siamo sicuri di non mangiarci anche il guscio. Le mani di merda che mi ritrovo caccio tutto nel padellino. E pronti! Va come cola, va come cola. E va come cola, va come cola. A me mancavano gli svuotafrigo, mancavano solo a me, ma sti cazzi. Tutorial brutto dell'insalata di riso con salmone e gamberetti. Lessa il riso e poi no, non lo metti sotto l'acqua. Lo stendi su un piatto e lo fai raffreddare così. Perché quando lo bagni sotto l'acqua perde tutto il suo sapore. È una roba talmente da capitano ovvio che non sapevo nemmeno come spiegarla. Piselli cotti nel microonde lessati non cambia un cazzo. Sembrano dei vermi, ma no, sono gamberetti. Lessiamo i vermi in acqua salata per 2 minuti, ustionata.
fare i coglioni per fare TikTok. Metti il sale sui piselli, poi cacciali là dentro. Con queste mani con cui abbiamo fatto di tutto, abbiamo ustionati, abbiamo messo il sale, eccetera, ma tagliamo pure il salmone. Puzzeremo per tutta la serata. Aggiungiamo i vermi lessati, yogurt bianco non zuccherato, nel mio caso greco, yogurt e maionese, 125 grammi, 60, prezzemolo, pepe, buccia di limone, mescoliamo di nuovo. Fai riposare un paio d'ore fuori dal frigo e pronti! Quanto cazzo mi piace il riso lessato. L'unica cosa di cui ho voglia è patate, tutorial brutto del riso all'amido. Sapete cosa succede se mangiate tanto amido? Niente. Acqua salata, mettiamo le patate, chiudiamo, portiamo a bollore. Ci vorrà un po'. Per ingannare la fame metto del ketchup sulla lattuga. Non so a chi possa piacere la lattuga, veramente. Non so con ketchup. Quando le patate si trapassano bene con la punta del coltello sono pronte. Metà piatto di patate, metà piatto di riso lessato. Richiamoci alla tavola. Ma ti dirò che io ci metto solo un filo d'olio. Per fare finta magari del rosmarino secco, va? Cucchiaino e pronti. Sembra una merda di pranzo, ma io lo adoro. Talmente lo adoro che l'ho mangiato anche 2 sere fa ed ecco la prova. Dire una cosa rivoluzionaria. Questo riso bollito con le patate bollite è più buono di qualsiasi torta del cazzo, di qualsiasi muffin, di qualsiasi... No, il gelato forse no. Di qualsiasi porcata di merda che ho mangiato le ultime volte.